Prosegue l'estate leporanese alla grande, all'insegna della cultura. Qui questa sera con lo scrittore e noto volto televisivo Bruno Gambarotta, che ci presenta l'ultima sua fatica letteraria, La confraternita dell'asino. Beh, un titolo che incuriosisce. Di cosa si tratta? Bene, la confraternita dell'asino in effetti è un'associazione benefica, una confraternita, cioè un gruppo di persone che si mette insieme a nobili fini, perché scoprono che c'è a Verona, c'è il culto in una chiesa dell'asino di Gesù. È una vecchia leggenda, l'asino che portò Gesù sulla groppa durante la Domenica delle Palme, alla fine del percorso fu liberato da Gesù. Gesù gli disse: adesso per ringraziare va dove vuoi, sei libero. E allora quest'asino vaga per la Palestina, passa i confini, arriva a Verona, non si sa bene com'è. E a Verona erigono una chiesa che c'è tuttora, quest'asino. Poi l'asino muore, viene imbalsamato. E io trovo, c'è un gruppo di persone che decide di farlo rinascere col DNA. Prendono il DNA dalla pelliccia dell'asino e fanno questo asino e lo usano per fare dei pellegrinaggi, non più a Gerusalemme, ma nel Sacro Monte di Varallo, che fu costruito nel 600 quando i pellegrinaggi in Terra Santa erano impediti dai musulmani, quindi i cristiani lo sostituirono con queste 39 cappelle dove uno, facendo tutti i percorsi, può implorare grazie e miracoli. Sì. Una storia all'insegna della tradizione, quasi della leggenda. Sì, no, è leggenda, nel senso, però io mi sono basato su fatti veri, mi sono documentato. C'è questo aspetto curioso per un non praticante delle reliquie, no? Ci sono reliquie dappertutto, ci sono chiodi della croce di Gesù, ce ne sono una quantità enorme, legno, c'è le ossa dei martiri, ci sono cose, c'è la casa della Madonna portata dagli angeli a Loreto, insomma, bisogna proprio crederci a queste cose. Poi tra l'altro c'è il sangue di San Gennaro e poi c'è un giovane giornalista precario che collabora a un grande quotidiano di Torino che io chiamo la Gazzetta Piemontese, ma chiaramente La Stampa, che viene pagato 20 euro a pezzo, senza contratto, senza niente, che va in giro a cercare storie sperando che prima o dopo di essere assunto al giornale, e sperimenta questa storia, ma sperimentando gliene capitano di tutti i colori. Alla fine lo fanno diventare un eroe suo malgrado, perché in realtà incrocia tutta una serie di avvenimenti per cui diventa un personaggio. Il mio divertimento è stato quello di vedere come nascono adesso la fama da un giorno all'altro, no? Anche casuale, cioè uno viene fotografato per caso mentre sta facendo una cosa, quella foto in pochi secondi fa... Diventa virale proprio. Diventa virale. Io ho studiato, ho voluto raccontare la viralità. E chi è oggetto di questa immagine virale, come il mio giornalista, che lui vuole fare il giornalista, no? Non il divo, viene, come dire, sollevato, viene portato a spalla da questa notorietà da cui riesce poi difficile uscirne, perché ormai ti identificano con... Io mi sono ispirato anche ai fatti politici, alla storia delle reliquie. C'è un famoso uomo politico, un grande pensatore, uno statista, che quando fa dei comizi sventola crocifissi, rosari. Mi sono chiesto: ma quelli cosa sono? Reliquie vere, sante, profane? Insomma, sono temi. E il gioco è una storia io mi sono molto interessato al mondo del giornalismo. E da una parte ci sono i pensionati che continuano a lavorare ai giornali e non si schiodano di lì, e dall'altra i giovani aspiranti che non riescono ad avere un contratto decente. Quindi, però, è un libro comico, un libro paradossale, che parte da fatti veri, anche se poco verosimili, però ho fatto una lista di libri dove si possono trovare. E poi sono molto contento che il mio editore sia Manni di Lecce, è una grandissima casa editrice, non grande come dimensioni, qui c'è tutta la squadra. Non mi è mai capitato di presentare un libro pubblicato da un altro editore che mobilita tutta la famiglia al seguito. Sono molto molto contento, è un altro modo di vivere, è un'altra civiltà questa. Come dicevo prima, abbiamo il piacere e l'onore di poter ospitare questa sera una persona veramente di elevato spessore culturale. Bruno Gambarotta è giornalista, scrittore, attore, regista,
Mi sfugge qualcosa? Sicuramente sì. Ballerino, questo non lo sapevo. Anche ballerino, comunque, ripeto, una persona di grande spessore culturale. Tutti noi abbiamo visto, diciamo, anche tanti suoi programmi in Rai, ha collaborato con Adriano Celentano, quindi, ma tanti spettacoli, è un esperto di cucina, cucina gamba rotta, quindi magari qualche volta verremo a casa sua, ci preparerà qualcosa, se vorrà ospitarci. Ad Asti, credo, no? che viva il dottor Gambarotta. Quindi è una serata veramente importante per noi, dove Bruno Gambarotta presenterà il suo libro La confraterna dell'asino, poi sarà lui a raccontarci un po' la trama, cosa lo ha indotto a scrivere questo libro, e sicuramente, diciamo, attirerà l'attenzione di tutti voi. Un'estate leporanese all'insegna della cultura e non solo, ma abbiamo avuto modo di vedere varie tappe di questo iter culturale, e la presenza di Bruno Gambarotta questa sera conferma un percorso davvero significativo che sta compiendo l'amministrazione. Sindaco, una serata con una personalità del giornalismo e della televisione, tanta esperienza e uno spirito sempre giovanile. Sì, è una serata di grande spessore culturale, perché abbiamo il piacere di ospitare qui nell'atrio del Castello Muscettola Bruno Gambarotta. Bruno Gambarotta è un personaggio poliedrico. Bruno Gambarotta è uno scrittore, un giornalista, un conduttore TV, è un attore, un regista, un esperto, poliedrico, un esperto di cucina, quindi, diciamo, racchiude in sé tutte queste qualità, e quindi noi siamo onorati di poterlo ospitare stasera. Lui ci presenterà il suo libro La confraternita dell'asino, che poi è, diciamo, in cui ha voluto narrare la storia di un giovane giornalista che ha come punto di riferimento, in genere i giovani giornalisti hanno sempre come punto di riferimento i grandi giornalisti, no, lui ha come punto di riferimento Indro Mondanelli, e quindi cerca, diciamo, di iniziare a lavorare, ecco, ti racconto un po' la trama del libro. Vedo che l'appassiona. Mi appassiona, adesso vorrò anche leggerlo, perché ho letto delle recensioni e, diciamo, il tema mi ha interessato molto. Quindi lui racconta la storia di questo giovane giornalista che vuole diventare un grande giornalista, vuole diventare un direttore di giornale, e quindi, diciamo, va alla ricerca degli scoop, no? Come si suol dire, e ne trova diversi, pagato pochissimo come tutti i giornalisti alla prima esperienza, però poi piano piano magari diventa, diciamo, un grande giornalista, quindi sta per diventare un direttore di giornale, e poi la storia si intreccia con un aspetto di tipo amoroso, è una bella storia. Tutta quindi, da scoprire, da leggere. Non diciamo il finale, perché lo lasciamo alla curiosità, se no poi non lo leggono. Esatto, lasciamo la curiosità di chi vorrà leggere questo libro. In definitiva, comunque, bella serata, bel evento, siamo contenti di poter ospitare Bruno Gambarotta. La Consiglio Comunale augura a tutti un grazie per essere qui. E questa serata si inserisce all'interno del cartellone Rivivi l'estate leporanese, dove ci sono 40 eventi, partito dal 14 luglio e terminerà il 18 di settembre, dove ci sono tanti ma tanti appuntamenti, spettacolo, cultura, attività sportive e tant'altri. La dottoressa Yolanda Lotta, assessore alla cultura, allo spettacolo e al turismo del comune di Leporano. Beh, una serata in cui Leporano ci fa conoscere una personalità, almeno per quanto mi riguarda, lo ricordo in alcune trasmissioni televisive, e beh, poi vedere questi personaggi che hanno fatto la storia del giornalismo, della televisione, ma di tanti aspetti, suscita certamente una emozione e un rivivere certi momenti importanti. Sì, l'amministrazione comunale proprio ha voluto considerare questa opportunità di donare alla nostra comunità questa serata dedicata a Bruno Gambarotta con il suo libro, e io vorrei fare anche un ringraziamento a Grazia Manni, l'editrice, non solo editrice, ma ci ha proposto questa bella serata che noi abbiamo subito accolto, perché Leporano è anche cultura, è spettacolo e tante altre cose.
Stasera siamo qui con una storia fantasticamente grottesca, densa di spunti, risate e colpi di scena, conditi con ironia e anche amara riflessione sui tempi moderni. In una quasi favola si condensa il mondo che oggi viviamo. Si parla di giornalismo, di deontologia, di precariato, di politica, anche d'amore, di credenze popolari, di religioni, di commissioni per il riconoscimento di reliquie sacre e profane. Grazia Manni, editrice, che ha puntato con decisione e non poteva diversamente, ovviamente con un personaggio come Bruno Gambarotta, per la realizzazione di questa fatica letteraria, la Confraternita dell'Asino. Cosa l'ha appassionata di questa pubblicazione? Cosa ha avuto, qual è stato l'appeal, diciamo, che ha fatto scoccare la scintilla? Bruno Gambarotta è un nostro autore ormai da tempo, siamo al quarto libro. Questo è un romanzo particolarmente intrigante e divertente. Ha questo piglio narrativo leggibilissimo, si legge appunto tutto d'un fiato. Ci sono delle varie storie che intrecciano le credenze, l'amore, il precariato. È divertente, è un libro divertente che va benissimo da leggere anche quest'estate sotto l'ombrellone. Queste tradizioni intrise anche magari di leggenda, di fantasia, di ritorni alla realtà, costituiscono, come dire, un'isola felice in un mondo in cui magari siamo iper tecnologizzati. Sì, sicuramente fa riflettere molto perché è un ritorno un po' alle origini e prende anche un po' in giro la nostra società contemporanea e la velocità con la quale tutto cambia e tutto muta. Il protagonista, Delfino Malvasia, si ispira ad Indro Montanelli, anche se poi ne tradisce un po' il mandato. Da, tra virgolette, sfigato, si direbbe, diventa un eroe e poi si mette a fare soldi con i selfie come l'influencer. Sì, è così. Ti sei ispirato a qualcuno per il carattere e le vicende di questo protagonista? Ma no, per la verità no, nel senso che mi è venuto voglia di raccontare una storia che avesse come protagonista un giovane giovane collaboratore del giornale, senza contratto, senza garanzie, pagato un tanto a pezzo, così. E la prima, così, cioè uno lavora, perlomeno io così, aggancio due o tre storie che magari sulla carta mi appassionano ma che non hanno nessun collegamento fra di loro e cerco in qualche modo di connetterle, come si dice. Antonella Falcioni, presidente della Proloco di Leporano, una realtà ormai che è tutt'uno con l'estate leporanese, soprattutto quando si tratta di promuovere la cultura, e questa sera chi più di Bruno Gambarotta può, come dire, allietarci con una storia tra tradizione, leggenda e anche realtà. Anche questa sera è davvero un orgoglio avere il giornalista Bruno Gambarotta con quest'ultimo suo lavoro, La Confraternita dell'Asino, dove veramente abbiamo la curiosità di capire un po', perché penso che sia anche abbastanza avvolgente come storia. Tanti anni di esperienza, di giornalismo vissuto proprio sul campo. Infatti, e quindi è l'esperienza che parlerà, per cui abbiamo veramente tutti la curiosità di ascoltare con onore, con orgoglio questo giornalista, e devo dire che noi come Proloco, ma anche come in qualità di referente del Presidio del Libro, non possiamo che essere felicissimi in funzione poi di quello che sarà la realizzazione di questa biblioteca polifunzionale qui al Castello
Castello Muscettola, per cui è l'inizio di un percorso di grande valore culturale. E come tutte le iniziative che poi stiamo realizzando quest'anno, c'è sempre una, non solo lo spettacolo, non solo il divertimento, ma di base è la cultura che abbraccia poi un po' tutti gli aspetti della, del nostro territorio, della tradizione.